E per dire, con un passo indietro, ripartiamo da Monza e Teramo, e con una maglia da conquistare, conquistata, anche se con l'infortunio del compagno te la stavi giocando bene. Ritieni di essere nella, nei programmi, in quello che ti eri prefisso per questa stagione a Teramo? Sì, senza dubbio, anche perché quando ho ricevuto la richiesta del Teramo sapevo che comunque venivo qua avendo un giocatore nel mio ruolo che è un signor giocatore che ha giocato anche in Serie A, sapevo benissimo che mi sarei dovuto conquistare il posto e io c'è sempre stato una competizione sana, anche con Luca ci ho legato moltissimo e come a me, a tutti noi dispiace quello che gli è successo. E adesso cercherò sicuramente di non far pesare la sua assenza. Senti, domenica prossima con il Bisceglie tutti si aspettano, vista soprattutto la classifica del Bisceglie, che voi facciate risultato pieno in maniera semplice e senza soffrire. E questa forse è la difficoltà maggiore per la gara di domenica, cioè le aspettative che ci sono per vedere questo Teramo con 4 vittorie di fila, magari catapultato al quinto posto, al quarto posto in classifica. E come abbiamo potuto vedere, ogni partita, indipendentemente da chi si affronta, ha la sua storia, perché come ha detto prima Francesco, abbiamo visto Rieti che sembrava una squadra che dovesse far fatica, ha fatto 9 punti come ogni 3 partite. E secondo me in questo campionato a maggior ragione le ultime possono dare molto fastidio, anche perché la mettono sul piano agonistico ed è sempre dura, soprattutto noi siamo, diciamo, più avvantaggiati in casa perché comunque conoscendo il campo e così siamo più avvantaggiati per la nostra fisionomia di squadra. Poi andando in trasferta ovviamente magari trovi piazze un po' più scomode, però secondo me ogni partita ha la sua storia, l'importante è che continuiamo a dimostrare quello che abbiamo fatto di buono nelle ultime 3 partite. Senti Alberto, ti volevo chiedere come ci si sente, perché in fondo adesso sia tutto lo staff tecnico e tutta la tifoseria del Teramo prega la salute di Alberto Del Tardini e che tu non prenda qualche ammonizione di troppo, perché oltre te a sinistra non c'è nessuno. Diciamo che tra virgolette la pressione c'è, però è una pressione positiva perché comunque è una cosa bella perché ti fa sentire parte fondamentale tra virgolette della squadra, però è una situazione che va vissuta serenamente senza alcun tipo di, anche perché comunque abbiamo giocatori che possono comunque ricoprire il ruolo di terzino sinistro, chi magari un po' più adattato, però c'è Flore, c'è Cancellotti, comunque le alternative si trovano. Io cercherò di star tranquillo e fare la vita da professionista che sto facendo in modo da evitare al minimo ogni tipo di, diciamo, difficoltà. Questo. E domenica dal tuo cross è nato il gol di Bombaggi. Tu come caratteristiche il cross, diciamo, ce l'hai nel tuo repertorio, andare un po' sul fondo, spingere, oppure sei più difensivo proprio come caratteristica? Ma io penso di essere più un quinto che un terzino, quindi diciamo che preferisco, sono uno a cui piace spingersi un po' in avanti, poi sta anche in base alla tipologia di partita, alla tipologia del modulo che il mister vuole utilizzare, anche perché le ultime 3 partite sostanzialmente ha preferito spingere un po' di più dalla parte sinistra e quindi io mi sono trovato molto bene a fare, diciamo, la fluidificante. Poi come ho detto, ogni partita in base anche agli episodi uno legge la partita in modo diverso, se spingere un po' di meno, se spingere un po' di più, questo, però diciamo che tra le mie corde un po' di offensivismo c'è. Se ti guardi un attimo indietro, a prescindere dagli episodi di ciascuna gara, secondo te qual è stato il momento in cui sono nate queste traiettorie consecutive? Cioè qual è stato il punto di svolta magari? Più che il punto di svolta, io come avevo detto anche in intervista con la Viterbese, non eravamo scarsi prima, non siamo fenomeni adesso, è solo che giustamente con tutte le persone nuove che sono arrivate, oltre ai giocatori anche lo staff, in qualunque ambito, è sempre difficile confrontarsi contro squadre già
magari consolidate, quindi è una cosa che non c'è, spiegare è abbastanza difficile, perché comunque adesso siamo arrivati a un punto dove basta guardarsi e ognuno conosce il proprio compagno che ha di fianco e fa, diciamo, lavorano tutti allo stesso modo. Prima era un po' più difficile perché non è facile mettere insieme 20 teste che non si conoscevano, quindi magari ognuno conosceva un po' meno le caratteristiche del proprio compagno. Penso che adesso comunque quella consapevolezza di avere di fianco un compagno e di conoscere le proprie caratteristiche c'è, lo stiamo dimostrando e speriamo di che sia solo un punto di partenza. Una curiosità per finire: tu l'anno scorso eri a Monza, quest'anno a Ferrara. Per un calciatore è meglio avere un presidente che pensa di essere il commissario tecnico della nazionale del Brasile, cioè Berlusconi, o un presidente che di calcio non capisce nulla, cioè Iachini? Se l'è costruita, non ci ha dormito stanotte. No, no, mi è venuto adesso. Non saprei rispondere, nel senso che comunque diciamo la base per una squadra la dà sempre l'allenatore, il direttore sportivo, il presidente può essere invadente, esatto. Secondo me è meglio avere un presidente che faccia il presidente e si occupi appunto del, non so, del, non saprei come, però il campo secondo me è meglio lasciarlo all'allenatore, anche perché poi giustamente sarà il presidente che sceglie il direttore sportivo che sceglie l'allenatore, quindi secondo me ognuno deve fare quello che il proprio, esatto. Cioè meglio gli Iachini che Berlusconi, insomma. Non ho detto che questo diceva l'ultimissima, se ti era mai capitato di dover rispondere a una domanda del genere. No, però è strano, perché io comunque io sono un tifoso sfegatato del Milan e c'ho ancora in camera il poster con Gagliani e Berlusconi che alza la Champions, quindi ogni volta che li vedo era un'emozione. Però questo bravo, no.